Cari telespettatori, buonasera e benvenuti al primo dei quattro approfondimenti che dedicheremo ai candidati a sindaco della città di Fano. Come potete vedere e leggere alle mie spalle, il titolo delle puntate sarà Fano, un'impresa in comune. L'obiettivo sarà quello di conoscere meglio i candidati a sindaco, ma anche e soprattutto di scoprire i punti del loro programma inerenti alle imprese, all'economia e allo sviluppo del territorio. Questa sera cominciamo con Marta Ruggeri, candidata per il Movimento 5 Stelle. Buonasera, buonasera Marta. E salutiamo anche il nostro ospite Fausto Baldarelli, che è il responsabile sindacale della CNA di Fano. Buonasera Baldarelli. Buonasera. Marta, lei si presenta per la prima volta come candidata a sindaco della città della Fortuna. In breve, che cosa state pensando per la Fano del futuro? Sì, noi abbiamo ideato un programma abbastanza corposo per un rilancio della Fano anche dal punto di vista economico e sociale, e facendo leva sulle modalità che può utilizzare un'amministrazione, tra cui appunto la progettazione urbanistica e sicuramente anche le politiche attive. Il nostro programma è racchiuso all'interno di uno slogan che Fano sicura di sé, che ha una doppia lettura: dobbiamo tornare ad essere sicuri dei nostri talenti, delle nostre potenzialità anche dal punto di vista economico e dello sviluppo che potremmo avere, senza per forza subire le imposizioni che vengono da altri territori. E poi dobbiamo tornare a prenderci cura di noi stessi, della nostra città, a partire dai cittadini più deboli, affinché Fano diventi una città sicura per tutti. Baldarelli, lei invece che cosa vorrebbe chiedere alla candidata? Noi abbiamo un grande problema, la tassazione locale. La CNA a livello nazionale ha sviluppato uno studio dove si evidenzia che nella nostra provincia i nostri comuni hanno una tassazione elevata rispetto al territorio nazionale. Quindi come affrontiamo la tassazione locale a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese? Sì. Allora, noi nel nostro programma, proprio nella sezione che riguarda la sicurezza economica, abbiamo affrontato questo problema perché siamo assolutamente d'accordo con voi che sia un problema serio e che inibisce lo sviluppo economico della città. Quindi abbiamo predisposto tutta una serie di manovre che riguardano essenzialmente le nuove imprese che vorremmo che nascessero nel nostro territorio. Generalmente abbiamo previsto che un'impresa nuova che apre in qualsiasi punto del nostro territorio, assumendo 3 persone, di cui almeno una tempo indeterminato, possa per un anno non pagare le tasse comunali, e con questo intendo Tari, Tosap, Tasi e quindi anche quella sulla pubblicità. E poi c'è un maggiore grado di approfondimento di questa manovra, perché abbiamo intenzione anche di evitare che si paghino le tasse a chi apre una nuova attività semplicemente con l'assunzione di un dipendente nelle zone centro e nelle zone mare, che sono zone strategiche anche per il turismo. E poi per chi apre un'attività e ha meno di 30 anni senza obbligo di assunzioni, e la stessa cosa se si apre un'attività in un luogo che sia sfitto da più di un anno, quindi in centro o anche un negozio di prossimità. Perché siamo assolutamente contrari alla grande distribuzione e riteniamo che il PRG che è stato varato dall'amministrazione Aguzzi sia un PRG che ha fatto molto male dal punto di vista economico alla nostra città, perché è sovradimensionato non tanto e non solo dal punto di vista delle residenze, ma anche e soprattutto dal punto di vista commerciale, e l'amministrazione Seri non è stata ancora capace di metterci mano, quindi questo peso ce lo stiamo portando dietro e noi vorremmo proprio intervenire per bloccare qualsiasi variante per la grande distribuzione e incentivare i negozi e le aperture delle attività, di nuove attività, perché la città ne ha veramente bisogno. Per quanto riguarda invece le attività già operative, prevederemo, e lo abbiamo messo in programma, la diminuzione della Tari, quindi della tariffa che riguarda la raccolta dei rifiuti, e questo lo potremmo fare attraverso una gestione virtuosa di ASET. Insomma, ASET nel 2017 ha fatto un utile di più di 4 milioni, quindi riteniamo, e l'abbiamo detto più volte anche in Consiglio Comunale, che ci siano margini per ridurre queste tariffe, non solo alle imprese ma anche ai cittadini. Quindi, poi voi lo sapete meglio di me, anche un comune come un'impresa deve avere un bilancio in equilibrio, e quindi prima di promettere chissà quali altre riduzioni di tasse e di tariffe, bisogna che noi tagliamo le spese.
e quindi essendo all'opposizione ormai da 10 anni abbiamo individuato dove eventualmente si potranno fare dei tagli per liberare spese, per liberare risorse da investire per le imprese e per le famiglie. Sto parlando per esempio del gabinetto del sindaco che ci costa 270.000 euro all'anno e per esempio l'affidamento della riscossione dei tributi a una ditta esterna che ci costa 1 milione di euro all'anno, soldi che potremmo risparmiare se facessimo questo servizio in modo interno. Marta, adesso le faremo ascoltare una domanda che le rivolge una cittadina che lavora proprio nel mondo del commercio. Ascolti. Sì. C'è una forte crisi nel commercio e molti negozi stanno chiudendo. Cosa pensate di fare? Ruggeri, che cosa le risponde? Allora, rispondo che per quanto riguarda il commercio, alcune cose le ho dette prima, no? Relativamente quindi alla ripresa, ai nuovi incentivi che abbiamo intenzione di dare per le nuove attività e anche un taglio, diciamo, della Tari per le attività che già stanno lavorando. Un no secco sicuramente a nuove varianti commerciali, questo lo possiamo assicurare perché per noi importantissimi sono i piccoli negozi di prossimità, anche per un ruolo sociale che hanno, di presidio sociale. E poi però per ridare vitalità all'economia secondo noi bisogna puntare essenzialmente sul turismo, quindi principalmente partendo anche dal centro storico, come dicevo prima, che deve essere riqualificato, collegarlo meglio attraverso infrastrutture come piste ciclabili al lungomare, un lungomare che deve essere riqualificato sicuramente, come devono essere riqualificati anche i nostri alberghi, perché la ricezione è sempre più sofisticata, quella che richiedono i turisti. Quindi bisogna che ci aggiorniamo anche da questo punto di vista facendo un lavoro in sinergia tra pubblico e privato. E poi sicuramente bisogna puntare secondo noi sulla nuova frontiera del turismo, che è quella esperienziale, del turismo esperienziale, quindi vivere una realtà differente da quella che viviamo quotidianamente, immergendoci nella cultura e nella storia di una città, e la nostra ne è ricchissima, e quindi o nella natura che offriamo attraverso delle possibili momenti di incontro in agriturismi o in strutture dove la qualità anche del cibo che si mangia è molto elevata. Insomma, altra cosa che vorremmo fare per il turismo è legarlo alle nuove tecnologie, e sto pensando anche alla moderna fruizione della realtà aumentata che facilita la connessione con le bellezze archeologiche. Tutto ciò potrebbe dare anche lavoro ai giovani, e sto pensando per esempio alle start-up innovative che potrebbero nascere nel nostro territorio proprio per dare una risposta a questa domanda della nuova frontiera del turismo. Bene, e do anche il benvenuto a Daniele Gaudenzi, presidente della CNA di Fano, che ci ha appena raggiunti. Buonasera, presidente. Salve a tutti. Buonasera. Le lascio la parola perché anche lei ha una domanda. Niente, volevo fare una domanda. Siete stati molto criticati a livello nazionale dal mondo delle imprese sul tema di economia. Pochi investimenti e molti in direzione dello Stato sociale, di reddito di cittadinanza, eccetera. Come pensate di risollevare l'economia fanese? Allora, innanzitutto ci terrei a fare una piccola parentesi sul reddito di cittadinanza, che sì, è una riforma molto importante dal punto di vista sociale, ma lo sarà anche dal punto di vista della creazione del lavoro, della formazione dei nuovi lavoratori, e prevede anche degli incentivi per le imprese, e questa parte di solito la conoscono in pochi. Quindi ci terrei a dire che il reddito di cittadinanza aiuterà con questi 780 euro che verranno dati alla singola persona, aumentabili fino a 1.330 euro in base al numero dei familiari che ne usufruiranno, e attraverso una card, però obbligherà colui che li riceve a seguire dei corsi di formazione per riqualificarsi maggiormente nella offerta appunto lavorativa, che deve essere di qualità, e sarà affiancato in questo dai centri dell'impiego che saranno riformati, e poi saranno affiancati anche dalle figure di tutor che li indirizzeranno alla ricerca di un lavoro specifico in base alle proprie competenze e qualità. E si potrà rifiutare un massimo di tre lavori, poi il reddito di cittadinanza chiaramente sarà tolto, ed è possibile richiederlo dopo i primi 18 mesi, dopo un break di un mese, se non si è trovato ancora lavoro.
lavoro, è possibile riaverlo per altri 18 mesi. Questa diciamo che è la parte del reddito di cittadinanza che più o meno tutti conosciamo e fa sembrare quasi che sia una misura assistenzialistica, però non lo è, perché c'è un'altra misura di cui si parla pochissimo che riguarda gli incentivi per le imprese. Infatti, se durante l'emissione del reddito di cittadinanza una persona che ne usufruisce trova lavoro, per esempio dopo un mese in cui fa formazione, i restanti 17 mesi per cui avrebbe il diritto di avere il reddito di cittadinanza vengono versati direttamente all'azienda che lo assume. E questo è un passaggio molto importante. Poi, relativamente allo studio che ha fatto proprio la CNA ed è uscito recentemente sui giornali, abbiamo appreso che nella nostra provincia saranno 26.000 le persone circa, no, che avranno diritto al reddito di cittadinanza. Quindi stiamo parlando di cifre imponenti, perché in un mese verranno versate nel nostro indotto economico dai 10 milioni ai 15-20 milioni di soldi che potranno essere utilizzati per aiutare le persone in grave difficoltà economica sicuramente, ma anche per incentivare i consumi, e quindi avremo poi tra l'altro persone maggiormente formate e avremo questi incentivi alle imprese che sono secondo noi un volano importantissimo, e nei prossimi mesi vedremo, e di questo ne sono sicura, che questa riforma ha un perché anche dal punto di vista delle imprese e del lavoro. Marta, altro tema caro alle imprese della CNA è senz'altro quello della burocrazia, e non parliamo soltanto di quella nazionale. Che cosa si può fare per ridurla e per incentivare ad esempio il rafforzamento degli sportelli unici per le imprese? Sì, quello della burocrazia è sicuramente un tema sentitissimo e ne siamo a conoscenza. Le due parole chiave dovrebbero essere innovazione e semplificazione. Noi su questa linea abbiamo intenzione di lavorare proprio per efficientare la macchina comunale, che ha bisogno di una marcia in più. E per quanto riguarda lo sportello unico per le imprese, sicuramente la soluzione immediata che si può adottare è quella di inserire all'interno di questo ufficio, per snellire le pratiche burocratiche e velocizzare il fatto che diano, no, autorizzazioni alle imprese, inserire una persona preparata che in più, insomma, almeno quello. Adesso passiamo al prossimo contributo, e in questo caso le rivolge una domanda a una imprenditrice del centro storico di Fano. Desidero chiedere qual è la vostra ricetta per incentivare e sviluppare lavoro e occupazione a Fano. Marta, dunque, è la vostra ricetta. Ecco, non è facile trovare una ricetta per un problema così complesso, però ci proviamo, insomma. Prima ho parlato dell'esenzione delle tasse per le nuove imprese e volevo leggervi i dati di alcune simulazioni, sì, che abbiamo fatto. Per esempio, un nuovo negozio che aprisse in centro storico di circa 100 metri quadri risparmierebbe 642 euro il primo anno di attività di tasse comunali. Okay. Un'impresa artigianale di circa 500 metri quadri in zona industriale, per esempio a Bellocchi, risparmierebbe 2.065 euro, mentre un ristorante con superficie di circa 300 metri quadri in centro, con tavoli all'aperto, arriverebbe a risparmiare il primo anno 7.713 euro. Quindi stiamo parlando di cifre abbastanza importanti, consistenti. Poi abbiamo parlato prima anche di riduzione della Tari per le imprese già avviate. Abbiamo noi delle idee per il rilancio delle infrastrutture. Sicuramente, sviluppare l'economia bisognerà puntare sul turismo, sul commercio, sulla pesca, sull'agricoltura, e l'agricoltura per noi è intesa a chilometri zero e biologica. E poi bisognerà riqualificare anche la zona industriale. Sto pensando soprattutto alla zona di Bellocchi, che ha due problemi fondamentali che riguardano appunto le infrastrutture. Quindi come amministrazione ci faremo carico di sistemare le strade, quindi chiudere le famose buche che rendono difficile l'arrivo di tir pesanti, per esempio nella zona industriale, ma anche di altre infrastrutture, come favorire la dotazione in questa zona della banda ultralarga.
E poi non dimentichiamoci che la nostra zona industriale è in un punto veramente strategico, perché abbiamo il porto di Ancona vicino, siamo in un crocevia perché siamo all'intersezione tra autostrada e superstrada, e quindi potremmo tentare di intercettare quella che viene chiamata la nuova via della seta adriatica marittima, perché il grande sviluppo economico che parte dall'est del mondo, quindi dalla Cina, attraverso queste rotte marittime che arrivano al porto di Trieste, favoriscono l'arrivo di prodotti semilavorati nell'est del mondo, nell'est europeo, in Europa centrale, scusate, in Europa sì. del nord, quello intendevo dire. Quindi potremmo cercare di intercettare questi container che, arrivati al porto di Ancona, potrebbero essere i manufatti terminati nella loro lavorazione dalle nostre aziende manufatturiere, che sono delle aziende di grande qualità. E poi puntiamo alla costruzione di un incubatore di impresa che dia lavoro soprattutto alle start-up innovative, e prima abbiamo parlato, no, dell'applicazione delle tecnologie, per esempio alla fruizione del turismo, degli siti archeologici, e quindi si potrebbero creare, no, nuove possibilità di lavoro anche in questo ambito. E poi, per concludere, secondo noi Fano avrebbe bisogno di un polo tecnologico e vorremmo lavorare seriamente con portatori di interesse anche a questa realizzazione. E dopo il responsabile sindacale, il presidente della CNA di Fano, do il benvenuto a Claudio Salvi, cioè responsabile dell'ufficio stampa della CNA. Ben arrivato. Grazie. Buonasera. Buonasera, l'occasione è ghiotta per un giornalista che si occupa di imprese, di comunicazione. Ho qui la candidata del Movimento 5 Stelle, la candidata sindaco di Fano, e io devo farle una domanda che riguarda molto da vicino le imprese. Siccome prendo spunto anche qui dal livello nazionale, sì. Spesso siete stati criticati per aver bloccato, diciamo così, le grandi infrastrutture nazionali, parliamo di TAV, di TAP e di quant'altro. E anche in alcune amministrazioni locali che governate, insomma, qualcuno vi critica un po' di ingessatura dal punto di vista delle infrastrutture, di immobilismo. Ecco, per un candidato a sindaco di Fano, della città di Fano, che cosa pensate di fare relativamente al tema delle infrastrutture, che ripeto per le imprese è importantissimo, e anche relativamente alla vostra idea che avete di piano regolatore e della Fano Grosseto? Certo. Allora, per quanto riguarda le grandi infrastrutture, che io sappia, l'unica che è stata per adesso sospesa è quella che riguarda il treno ad alta velocità Torino-Lione, e adesso il governo si è fatto carico di riesaminare tutta la questione, perché pare da un dossier che è stato reso pubblico giorni fa che si potrebbe creare un deficit tra costi e benefici di oltre 7 miliardi, e quindi credo che in modo responsabile questo governo abbia deciso di approfondire la questione. Noi del Movimento 5 Stelle siamo per le opere infrastrutturali necessarie, preferibilmente piccole e medie, ma anche per quelle grandi, se servono per lo sviluppo di un territorio, pensiamo che si debbano fare, naturalmente nei dovuti modi. Calandoci sul locale, riteniamo che sicuramente si debba costruire una strada per Pesaro, perché non si può più utilizzare o l'autostrada o la strada la statale adriatica, che ormai per questo collegamento è oberata di traffico soprattutto in estate, in più lambisce pericolosamente dal nostro punto di vista il centro storico fanese. Quindi abbiamo, dopo aver valutato diverse altre possibilità, individuato una soluzione che secondo noi è più fattibile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale, che è quella di proseguire le opere compensative dell'autostrada costruite appunto della 14 costruite da autostrada, che rimarrebbe se no un moncone, quindi senza uno sviluppo. Secondo noi quel tratto di strada andrebbe proseguito fino all'interquartiere di Pesaro,
che dovrebbe sboccare, arrivare fino a Muraglia. Potrebbe essere una soluzione per collegare le due città e non solo, perché la prosecuzione della Fano-Grosseto è sicuramente una priorità. Noi per questo abbiamo già mosso i nostri parlamentari chiedendo che venga finanziata la seconda canna della Guinza, e in questo modo il nostro capoluogo di provincia potrebbe essere collegato ad una strada che arriva al Tirreno e arriva anche al porto di Livorno, e quindi avere un'importanza di ordine nazionale, per cui chiedere il finanziamento ad ANAS. Questa è l'idea che stiamo portando avanti. Poi, per quanto riguarda le infrastrutture locali, sicuramente andrà realizzata la strada delle barche, perché la nautica è in lenta ma costante ripresa e bisogna fare in modo che la città sia pronta ad accogliere questo piccolo segnale positivo. E oltre a questo andrà risolto definitivamente, speriamo, il problema dell'insabbiamento del porto, così come è stato fatto in altre città vicine a noi come Pesaro e Senigallia. Appronteremo immediatamente uno studio per verificare se è fattibile anche da noi separare l'imboccatura del Porto Canale da quella del porto, perché ricordiamo che il canale Albani con i suoi sedimenti è il problema principale dell'insabbiamento del porto. Naturalmente ci vorrà tempo, in questo tempo pensiamo di fare dei dragaggi più frequenti rispetto a quello che sono stati fatti ad oggi, e i sedimenti, rimanendo per meno tempo depositati al fondo, non sarebbero così inquinati, per cui secondo le norme di legge potrebbero essere rigettati in mare, in una zona di mare davanti alla nostra corsa che bisogna individuare proprio per questa funzione. E quindi, insomma, queste sono le nostre idee in proposito. E come riporta anche uno dei punti della piattaforma della CNA ai candidati a sindaco, sono molto importanti anche le collaborazioni tra i vari territori e le amministrazioni locali, in particolare per intercettare delle risorse comunitarie. Pensiamo ad esempio ad un'intesa con Pesaro, piuttosto che Mondolfo, con Senigallia, anche di espressione politica diversa. Lei che cosa ne pensa? Io penso che non sia solo possibile, no, collegamento con gli enti vicino ai nostri, ma che sia doveroso farlo. Noi anche nella costruzione del nostro programma abbiamo dato modo di verificare come la partecipazione sia un valore, quindi se dovessimo amministrare il comune di Fano sicuramente non lo isoleremmo, tutt'altro, cercheremo tutti i modi possibili per lavorare in relazione con qualsiasi amministrazione vicina alla nostra, perché per recepire fondi europei lavorare in rete è indispensabile, altrimenti non si riesce ad accedere a questi fondi. E l'Ufficio Europa, dal mio punto di vista, deve essere rafforzato e soprattutto adesso lavora per l'assegnazione di fondi che vengono utilizzati dal comune, dalle amministrazioni, mentre abbiamo intenzione di aprire anche uno sportello che dia informazioni sui fondi europei anche ai privati. Grazie alla candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri, grazie anche a Claudio Salvi e a tutta la CNA per la collaborazione, ovviamente al mondo delle imprese. E noi ci vediamo invece al prossimo approfondimento con un altro candidato a sindaco della città di Fano. Grazie, buon proseguimento di serata.